Domenica alle 17 la Sidigas affronterà l'Avanoli Cremona di Coach Meo Sacchetti, che non avrà a disposizione Darius Johnson-Odom, il giocatore più rappresentativo della formazione lombarda. Il tecnico, nonché CT della nazionale, commenta così il prossimo incontro con i biancoverdi. Ah, sicuramente voglio dire, Avellino ha uno scopo di arrivare più in alto possibile nella griglia. Noi abbiamo il target di cercare di entrare nelle prime otto. È logico che quando mancano sei partite a voi, sette a noi, ogni partita è importante, sicuramente. E come è giusto che sia, ogni partita come la nostra. Noi abbiamo l'obbligo sicuramente di cercare di portare a casa, di vincere, perché è normale, bisogna cercare di prendere l'occasione. Poi magari veniamo fuori da Avellino con le ossa rotte, ma non si va mai a giocare una partita di pallacanestro, anche quella più forte, sapendo che sarà una partita che non puoi vincere. L'allenatore di Cremona parla anche di Shane Laval e del suo ritorno in campo. Sacchetti ritrova il giocatore d'avversario e con lui aveva vinto il titolo in Sardegna. È un giocatore che può dare molto, poi è un giocatore molto aggregante, cioè voglio dire, uno che tiene molto ai suoi compagni e alla squadra. È un giocatore importante per me, è stato importantissimo averlo lì, anche se poi alla fine non l'hanno mai premiato per niente di quei successi che abbiamo avuto, ma sicuramente è stata una parte importante.